Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero: quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Viene da due risposte, da usare due espressioni che spero di riuscire a spiegare. Uno è lettura del bisogno e uno è capacità di comunicare. Già il fatto di parlarne in diversi contesti, quindi dal pubblico al privato, cioè di energia si parla anche spesso tra noi, è diventato un qualcosa di quotidiano, quindi già questo lo metterei insomma come un aspetto, diciamo, da considerare. Altre cose, ecco, sicuramente fattori abilitanti possono essere, diciamo, programmi, politiche di informazione e di formazione, perché quello anche che ciò che abbiamo notato è che comunque la partecipazione non emerge dal nulla, ci vuole qualcosa che incentivi questa diverse forme di partecipazione. E ciò che abbiamo notato è che comunque su scala locale, anche al pilastro in questo caso, comunque ci sono, alcune cose vanno avanti perché ci sono delle persone, comunque dei soggetti in qualche modo che riescono ad accelerare determinati processi. Forse per immaginarci, forse veramente quella transizione energetica partecipata di cui tanto si parla e che ci auguriamo, fattore abilitante mi sembra proprio ripensare che ruolo ha la conoscenza e le conoscenze in questo tipo di situazioni e quali poi conoscenze effettivamente vengono prese in considerazione quando si affrontano un problema. Le famose, no? Sì, in sociologia si parla di quali sono le basi informative delle politiche, cioè quali, a partire da quali informazioni, a quali modi di concepire i problemi poi si affrontano le risposte. Informare e formare può diventare molto importante, così come può diventare molto importante avere dei soggetti che in qualche modo fanno da facilitatori per favorire le conoscenze reciproche, non solo sullo stesso territorio evidentemente, ma anche a livelli territoriali diversi, perché avere degli obiettivi condivisi a livello nazionale o internazionale è assolutamente fondamentale. Poi, diciamo, l'importanza è che ci siano delle persone, delle istituzioni che facilitano questa conoscenza di livelli diversi e questa interazione fra livelli diversi, perché la battaglia è assolutamente globale.